Altro dei protagonisti di questa fase, Luciano Nobili, parlamentare di Italia Viva, che la nostra Ludovica Ciriello ha intercettato intorno a Palazzo Chigi. Nobili, buongiorno. Quanto margine di trattativa... Sto vivendo un sogno. Perché? Giarrusso che cita Mastella come punto di riferimento, un sogno. Dopo aver visto Travaglio che si appella agli scipoti di turno, Giarrusso che cita Mastella è un sogno che si realizza. Si è accorto che non state facendo nobili, bene. State facendo una cosa nobili buona. Molto nobile non sei, perché avete fatto l'intesa voi con 5 Stelle, non io. Nobile, sì, più nobile. Non ho sentito, chiedo scusa. Ho detto nobile, sì, più nobile, perché l'intesa con 5 Stelle l'avete fatta voi, non certamente io. Ma io sembra quasi presidente quasi che Mastella, io presidente, il presidente. Allora, lasciamo rispondere Luciano Nobili. Io ribadisco che Mastella è non sento, non sento così nessuno non sento. No, così non si capisce. Non sento bene il presidente Mastella. Il presidente Mastella. Giarrusso, però, io l'ho fatta parlare. Le ho consentito di uscire dal seminato della nostra della risposta. Le chiedo di consentire a Nobili di replicare. No, dicevo solo al presidente Mastella, che non ha mai sentito da me un accento negativo nei suoi confronti. Mi stupiva solo del fatto che sia diventato un paladino di Giarrusso e del Movimento 5 Stelle, ma se non è un problema per lui... Ma se tu dici una scemenza, io ti interrompo. Voglio rivolgere una domanda a Nobili, la prego Giarrusso. Nobili, quanto Italia Viva ha concesso altre 48 ore di tempo prima di ritirare i ministri? C'è ancora margine per una trattativa e per evitare che la crisi si consumi all'interno del Parlamento? Guardi, lei c'ha in studio il maestro italiano del retroscena. Quando scriveranno i libri di storia del giornalismo, alla voce retroscena ci sarà Augusto Minzolini, che quindi le può spiegare per filo e per segno quello che magari succederà nelle prossime ore. Noi non vogliamo una crisi del governo, noi vogliamo che non si finisca dentro una crisi dell'Italia. Noi vogliamo sapere come facciamo a ripartire con il numero delle vaccinazioni in modo che sia efficace e che sia diffuso sul territorio. Vogliamo sapere che succede con la scuola. Oggi c'è un grido di dolore del ministro Azzolina, non certo un esponente di Italia Viva, che dice: diamine, riapriamo le scuole. A 2 giorni dalla riapertura delle scuole non si sa ancora se in questo paese il 7 gennaio la scuola ripartirà o meno. Chiaro. Cosa facciamo con i soldi del MES? Li investiamo per la sanità, per i nostri ospedali, per i vaccini? Cosa facciamo con le infrastrutture che chiediamo di sbloccare da luglio? E soprattutto cosa facciamo con i 209 miliardi del MES? Non possono essere sprecati, non saremo complici dello spreco. Lei dice c'è un nuovo clima, c'è un'apertura del Presidente del Consiglio sulle questioni che abbiamo posto. Io me lo auguro, però sono retroscena. Quello che c'è stato in scena fino adesso è il Presidente del Consiglio che nella conferenza stampa, è l'ultimo dell'anno, ignorando i lavori del Senato, ha detto: beh, se c'è una forza che si lamenta andremo in Parlamento. Noi in Parlamento lo aspettiamo, se e poi ci sono novità sono benvenute le novità. Allora, però io non mi le pare vedo che ancora tutti quanti vogliono tenere le carte coperte, mentre insomma è il lavoro di tutti noi giornalisti quello di, come dire, raccontare anche quello che avviene lontano dalle telecamere. Ci dobbiamo fermare, grazie.